Qui, come vedete, l'ingresso del boschetto. Qui c'è la mia amica Quercia. Dice: dai, bello, vieni. Sei qua dietro. Sei qua dietro, praticamente abbiamo la strada. E poi qua c'è tutto il boschetto che parte. Qua siamo. Questa è la mia grande Quercia che a me piace tanto. Aspettate che è bello e lento. Dai, bello, andiamo, sì, sono gli uccelli. E adesso è periodo di ghiande e quindi oggi, sì, oggi è una splendidissima, una fantastica giornata, splendidissima, non penso che si dica. E sì, bello, è una tortura perché ogni 3 secondi annusa il mondo. Dai, vieni. Sì, il fatto che qua lasciarlo libero non mi fido ancora. Come vedete, la strada è lì a 2 passi. Quello che vedete qua a fianco, dove vedete l'erbetta, è il boschetto delle ginestre che purtroppo è andato a fuoco. Però, sì, infatti, se vedete sta quercia qui, lì si vede che è tutta strinata perché gli è arrivato proprio, cioè non è che gli è arrivato intorno. Qui adesso non si nota tanto, però se vedete qui, lì dove sta nascendo, è tutto bruciato. Ed è arrivato praticamente fino qua. Però, nonostante tutto, diciamo che si sta riprendendo, via. Sta diventando uno stupendo prato. Io mi auguro che le ginestre ritornino, anche perché io la ginestra la uso tantissimo. E non ero qua per parlare delle ginestre, ma delle ghiande. Quindi, aspetta che c'è bello che mi fa fare lo yo-yo ogni tanto mi fa fare. Adesso è stagione, periodo di ghiande, eccone, aspetta che c'è la roba davanti, eccone qua una per esempio, che bello mi ha coperto, questa è una ghianda, allora questa è un'altra, qui ci sono anche quelle col cappuccio, ma sì, perché qua non so perché cadono più tendenzialmente sulla strada, ma io preferisco giustamente prendere quelle sulla terra, eccole qua, anche così vanno bene. Quando andate a raccogliere le ghiande, com'è che si dice? Utile portarvi dietro del tabacco, qualcosa da comunque, o va bene tabacco, va bene, come si può dire, come, non come si può dire, aspetta, beh, aspetta, bello, un attimino, va bene il tabacco, vanno bene le... Del pane secco, il pane secco è sempre sempre ben gradito sia alle creature del bosco, quindi agli uccellini, non so, qualunque animale passa, il pane piace diciamo a tutti. Ok, vi lascio, ci vediamo tra, vabbè, voi me ne accorgete, io da quando fino a casa, che sono 3 minuti, non neanche 3 minuti, sono 100 metri, quindi 1 minuto e mezzo sono a casa. E vi spiegherò cosa ne facciamo di queste ghiande. Faccio fare un saluto, ciao Quercia Grande, e ciao, c'è, per me qua c'è mamma e papà, qua c'è il primo figlio e lì poi ci sono tutti gli altri e poi c'è dei bambini che stanno crescendo. A tra poco, ciao ciao! Sono ritornata, c'è anche Bello, è tornato anche lui, si erano tutti e due nel boschetto, ora eccoci qua. Allora, perché c'è capelli che non vedo un tubo, oggi parliamo delle ghiande. Penso che le conoscete tutti. Cioè, questa è verde, questa è marrone, non cambia. Le ghiande sono, avete visto prima la pianta, adesso vabbè, non ve l'ho fatta vedere nel particolare, sono i frutti della quercia, ecco. Sono qua, qua è bellissimo, graziosissime. Non erano per terra, erano troppo graziose proprio. Via. Allora, sì, ho fatto scorta, c'ho anche qua il catino, tutto pieno di ghiande. Sono una maniaca della ghianda, come anche delle altre cose, da come avete visto. Allora, cosa vi servirà per fare tutto questo? Allora, un pignattino, non serve super mega pentolone, va benissimo un pentolino come questo, o anche qualunque pentolino. Adesso, se siete retta a me, vi prendete un pentolino e lo usate solo per queste cosine qua.
Allora, nel pentolino li metterete dentro. Cannella. Vabbè, acqua o di sorgente o non acqua in bottiglia. Se proprio non c'è di meglio, va bene anche quella del rubinetto. Se usate l'acqua del rubinetto prima di cioè lasciatela un attimino lì, poi la fate bollire. Una volta che cioè, la mettete sul fuoco, ci mettete dentro, abbiamo detto, cannella. Sono andata in tilt. Allora, la cannella, l'alloro e il miele. Ecco. Lì, quanto ce ne metto? Un pezzettino di cannella, se avete quella in stecche, insomma, mezzo cucchiaino, se avete quella in polvere. E, l'alloro, non so, 3 foglie, bastano, avanzano. Poi dipende anche lì da quanta acqua mettete, ovviamente, quante ghiande dovete trattare, quanta acqua vi serve. Adesso quello che poi vi servirà è solo per, diciamo, ciumparcele, intingerle dentro. Allora, mi sto scordando qualcosa. Non ho ancora iniziato, ma è vero, mangio pane scordato, mi diceva una volta. Allora, sì, giusto, cannella, miele, alloro, basta, null'altro. Allora, lo fate bollire quei 3-5 minuti, occhio croce, vedrete che l'acqua cambia un pelino colore, al che andate sul vostro altare. L'ideale una tovaglietta gialla, l'ideale una candela gialla, si vede? Sì. E, cioè gialla o ceradappi naturale o arancione, scusate. Questa qui c'era da presidio, è quella che ho fatto l'altra volta qua davanti a voi tutti. Quindi, opla. Ho una candela così, o vanno bene anche queste. Allora, quando io dico vanno bene anche queste, anche se sono bianche, sono in cera d'api. Quindi non mi state a dire, ah, ma io l'ho trovate dei cinesi. Cinesi non c'hanno, non esiste. Cioè, una candela che costa un euro, non, cioè, soprattutto di quelle... a caso, soprattutto di queste, una candela che costa 50 centesimi non sarà mai in cera d'api. Cioè, proprio, a meno che non avete proprio l'amico che è apicoltore che le fa per sport e non per guadagnarci, perché se no una candela in cera d'api vera, ma dipende poi, vabbè, giustamente dalla lunghezza, va dalle 5 alle 7 euro. Poi Dio, se prendete il super mega cero vi chiedono anche 200-300 euro, ma non necessita, quindi state tranquilli. Allora, quindi, come si fa? Ve lo dico subito o dopo? O vi parlo un attimino delle ghiande? Parliamo un attimino delle ghiande, si salta di palo in frasca, perché l'idea era parlare delle ghiande e poi arrivare a spiegarvi il rito. Quindi adesso vi ho detto più o meno la storia del pentolino, comunque iniziamo tutto da capo, va che è meglio. Allora, le ghiande, che sembra, cioè, ma cosa che sia, cosa sapete delle ghiande? Il cibo dei maiali, ecco, cioè, perché dovrebbero mai portare abbondanza? Cioè, dovevano mangiare i maiali, cioè, mica li mangiavamo noi, le mangiavamo noi, come mangiavamo noi? E cosa ci facevano con le ghiande? La farina. No, questa mi serve, bello, queste qua sono le due ghiande più belle, me le sono già messe da parte. Sì, bello, ha una perversione per le ghiande. E comunque contengono tantissime proprio vitamine, proteine, carboidrati, grassi, cioè minerali. Proprio la ghianda, diciamo che se andiamo a vedere è quasi un alimento completo. E cosa facevano praticamente? Prendevano l'interno, lo macinavano e facevano la farina. Allora, da quello che ho sempre senso, c'è una mosca che gira, non ho fantasmi, che bello vede. E, si dice, l'unica cosa, che infatti anch'io quello l'ho sempre sentito dire, che sono molto amare. Infatti quello che ho notato di bello, che lui mangia le ghiande, quelle proprio piccine piccine così, e verdi. Evidentemente più diventano scure, più prendono l'amaro, presumo. Questa è una mia deduzione da quello che ho fatto. No, non mi serve a bere l'acqua. E cosa che stavo dicendo? Ah sì, poi vabbè, una volta venivano poi... c'era proprio un sistema di lavaggio, che da quello che ho capito è tipo le...
come dire, far scorrere dell'acqua in modo da portare via l'amaro, come dire, ecco, tipo la storia delle olive, quando prima di metterle in salamoia si fa fare la quarantena a togliere l'amaro dell'oliva, ecco. Allora, veniva usata questa stessa miscela, chiamiamo farina, veniva usata anche per, appunto, senza levarci l'amaro, veniva usata per fare uno pseudo caffè, diciamo. Quindi era, diciamo, la farina al caffè dei poveri, se così si può dire. Ok, allora, sbircio. Sì, cibo dei maiali, poi ovviamente scoiattoli, cinghiali, cioè, diciamo che nel mondo naturale parecchi animali, adesso parlo dei maiali, proprio per un discorso che in cascina è facile avere il maiale e non tutto il resto degli animali del bosco, ovviamente. Allora, diciamo che è considerata sacra in più di un culto. Sì, tanti bacini belli da questo cagnolino qua. Non mi corrompi, tu vuoi le ghiande, lo so. Adesso vuoi una ghianda, te. Sento? Cane contento, bastava una ghianda, visto? Vuoi un'altra? Quante ghiande vuoi? Inizia con una, poi dopo l'hai già persa. Aspetta. Non mi distrarre troppo, che io già mi distrago da sola. Allora, si oggi c'ho i capelli che fanno quello che vogliono. Allora, no, questi mi servono sugli occhi. Poi, nei popoli germanici era il simbolo di Thor. I druidi le mangiavano per aumentare le loro divinità profetiche e le loro doti profetiche. Poi si dice che, appunto, portare sempre con sé una ghianda, allora, a parte che porta abbondanza e tutto, ma a parte che proprio favorisca il ringiovanimento, così si chiama ringiovanimento, si dice, comunque va bene sia per la salute che per la giovinezza. Protegge dall'invecchiamento, ecco, non dal ringiovanimento, protegge dall'invecchiamento, dicono anche dall'alcolismo, quindi se avete qualcuno con problemi di infilatecene una in tasca. Prima di farlo, incantatela per questo, perché se no rimane. Allora, se noi non gli diciamo cosa deve fare, lei purtroppo non lo sa. Quindi è come se io arrivo a lavorare in un ristorante e ci dico qual è il mio ruolo, ma fa un po' quello che vuoi. Se tu non me lo dici, io cosa devo fare? La cuoca, l'aiuto cuoco, stare in sala, stare al bar, fare le pulizie. Qual è il mio ruolo nel ristorante? Che se io faccio di tutto, alla fine non si vede che ho fatto nulla, quindi io devo portare avanti un lavoro. La stessa cosa loro. Quindi se io vado a lavorare in ristorante mi diranno bene, lei ci serve per fare la cameriera e io so che farò la cameriera. Quindi la ghianda deve sapere che deve essere, non so, per portare, come ho detto, giovinelli, proteggere dall'invecchiamento, esempio, proteggere dall'alcolismo, la prendiamo, si vede, metto laggiù, metto qua, qua non la vedete, metto, vabbè, e la incantate, quindi gli direte che tu mi dovrai tenere distante l'alcol, per dire. Quindi, in base a come la incantate, lei saprà cosa fare. Ecco, altre cose. Allora, donata e anche augurio di lunga vita e di prosperità. Qui io vi dico, adesso vi faccio vedere poi come fare la ghianda dell'abbondanza e della fortuna per voi e questo giro potete, se volete, farne dono a mamma, allo zio, all'amico, al fratello, alla sorella. Potete proprio donarla, io c'è da ridere perché io dove vado vado sempre lì che elargisco ghiande in giro ad amici, parenti, eccetera. Proprio, che poi io vedo tutti quanti, quando gli regalo la ghianda, cioè vabbè, sono quelli che, cosa serve? Perché mi regali una ghianda? E invece, cioè, io vedo tantissimi che nonostante, che magari non gli dici neanche perché, sì, oppure gli dici, tieni, porta fortuna. La guardo, grazie, sembra che gli hai donato la luna nel pozzo, ed è bellissima la reazione delle persone, che comunque sia, un dono di buona fortuna penso che fa piacere a chiunque, quindi non vi sbagliate. Allora, sì, i dubbi della vita, ma è partito il video, la solita Carlotta. Allora, vabbè, simbolo di vita e di rinascita, nella Torah frutto sacro, nella Bibbia, vabbè, viene citata più e più volte. E
dice anche, cioè si dice, pare proprio che il figlio del prodigo, Abramo ed Isacco, si cibassero appunto di ghiande. Allora, posizionate sulle finestre, tengono distanti i fulmini. E boh, questo qui diciamo vi ho fatto proprio, è una bicia della ghianda, ci sarebbe ancora, poi magari adesso col tempo potremo fare una cosa approfondita con le ghiande. Adesso, tanto visto che a voi, ma almeno voi non tutti, ma la maggior parte gli piace il lato pratico. E quello lì, ragazzi, è brutto dirlo, scusatemi, ma è un errore grande, grande, grande. Perché la cosa importante nella magia è la teoria, la pratica viene dopo, 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 dopo. Ora, questi qua per carità sono piccoli incantesimi accessibili a tutti. Però per quel che riguarda proprio, diciamo, la parte un po' più in, non improvvisatevi per piacere. Queste qua sono semplici cose che può fare chiunque. Lo sapete che io cose pericolose se le metto vi avviso. Quindi, cioè, poi ognuno è libero di scegliere. Però date retta a me, rimanete nei piccoli incantesimi, non andate a cimentarvi in cose non vostre, perché come dire, c'ho l'amico che c'ha male qua e ci dico, ma sì, sdraiati un attimino sul tavolo che ti opero io, che problema c'è, cosa vuoi? Mi sento medico, mi sento dottore, mi sento chirurgo, quindi non esagerate, non sentitevi chirurghi, non sentitevi streghe se non avete fatto un percorso di 15-20 anni, perché non lo siete. Non voglio proprio crearvi sogni infranti, cioè creare dei sogni infranti, comunque distruggere i vostri sogni, però purtroppo è la nuda, cruda e triste realtà è questa. Quindi limitatevi ai piccoli incantesimi accessibili a tutti. Allora, ritorniamo al nostro pentolino. Abbiamo, come ho detto prima, messo dentro dell'acqua e l'alloro, 3 foglie d'alloro, un cucchiaino di miele, non so, 3 pizzichi di cannella o un pezzettino di cannella, basta, avanza, si porta a ebollizione, si fa bollire 3-5 minuti, si spegne, vi portate a questo punto sull'altare e a questo punto qui, quindi avremo le nostre ghiande e le andiamo, adesso ne potete prendere quante ne volete, possono essere sia così. Cioè, così vuol dire, aspettate, che questa verde magari si vede meglio. Posso essere sia così che così. Cioè, vedete, col cappuccio e senza cappuccio non cambia. Quindi, anche perché il cappuccio, 99 su 100, appena vedete la ghianda, un pochettino, come si secca, si stringe, di conseguenza perde il cappuccio. Quindi, se la preparate così e poi perde il cappuccio, tipo la tengo in borsetta, non vi preoccupate. Prendetela proprio magari in un taschino, che ne so, se avete 2 pezzi, non cambia assolutamente nulla. Allora, sì, bello, un'altra ghianda? La carica delle ghiande? No, quelle sono mie, sono quelle che mi servono a me. Puoi vivere di ghiande, però, già. Vieni qua, ghianda, che scivoli. Bello quel canino. Allora, portiamo a ebollizione. Vuoi far diventare magica anche la tua ghianda? Allora, l'hai persa. Prendete le ghiande. Che bello, bello, non mi distrarre. Già sono una pasticciona di mio. Quindi le incantate dicendo testuali parole. Allora, ah no, fermi tutti. Bello, mi stai distraendo troppo. Prenditi, ci ho fatto pure il rottino. Allora, quello che vi servirà di non, scusatemi, ma allora, o un incenso alla cannella, o andate con della cannella carboncino, eccetera, o vi preparate un letto di brace e bruciate proprio la cannella in polvere, o anche c'è chi usa direttamente il bastoncino della cannella. Si può fare con l'incenso, con la cannella tritata, no, quella è la mia, quella lì è la mia, me la sono proprio presa apposta per me. La ghianda più bella che c'era è del mio. Poi tu le mangi, non te le metti in tasca. Bello, non ti chiudo di là, perché mi fa perdere il filo di discorso, ragazzi, perdonatemi. Di solito vieni qua, guardi e te ne vai. Allora, vuoi berti anche l'acqua con la cannella? Mancherò. Allora, accendete la candela, ho detto va bene questa, vanno bene queste. Io adesso per non accendere questa, c'ho questa qua che l'ho già usata per farvi vedere altre cose in un altro video. Accenderò questa qui, come al solito, col fiammifero. O se no, vi create appunto una candela,
la fiamma guida, diciamo, che sarebbe la candela da cui potete accendere tutto quanto. Allora, di qua accendiamo l'incenso. Sì, oggi faccio come chi era Ligabue, non mi ricordo, ho perso le parole, ogni tanto me le perdo. Sei partito, sì, perfetto. Adesso ho preso questo qua per comodità, ma a parte che forse non si vede, si vede ragazzi. Devo stare un po' più su, cosa che posso prendere che rialza? Prendiamo un attimino la Bibbia, così. Ma non perché è la Bibbia, ragazzi, è solo per crearmi un rialzo perché ho notato che non vedete, se no. Ecco. Allora, la Bibbia non c'entra un tubo, perché c'ho l'inquadratura strana. Quindi, questo qui, adesso me lo metto un attimino qua. Per le ghiande. Le incanteremo, devo fare tutto più alto, mi sta sto giro. Le incanteremo, vabbè, le ghiande rotolano perché adesso lì non è in piano. Allora, spirito della ghianda e della quercia, con tuo grande potere imprimi nella ghianda il mio volere, fortuna e abbondanza per me. Allora, queste sono le parole se lo fate, ne fate che ne so, una per voi. Voi potete farne anche più di una, non è che. Se invece lo fate per altre persone, direte spirito della ghianda e della quercia, col tuo grande potere imprimi nella ghianda il mio volere, fortuna e abbondanza sia per me e per le persone a cui le dono. Ok? Allora, a questo punto, adesso faccio così, sì, no, ho fatto un'inquadratura del piffero. Proviamo a vedere se. No. Comunque, a sto punto prenderete la vostra ghianda. Allora, quella vostra, se date retta a me, sceglietevela. Perché. Beh, ti bruci i baffetti. Perché è meglio. Cioè, nel senso, è meglio, è proprio vostra. Quindi, cioè, quando la raccogliete, io oggi l'ho vista, ho sgranato gli occhi su questa. È bellissima. Cioè, non è una ghianda. Se mi sento come quello dell'era glaciale, cioè, proprio. È la perfezione della ghianda, anche se verde. Questa qui è l'altra che mi è piaciuta troppissimo, perché questa qui davvero è quella dell'era glaciale, troppo bella. Quindi, dopo averle incantate, prendete la ghianda e la intingete, pucciate, chiamatelo come volete, dentro l'acqua. La lasciate un attimino, se ne avete di più, che l'avete preparata anche per gli amici, andate avanti a infilare. Non buttatele, con delicatezza una per volta. Adesso io vado 5, basta, ne avanzano. Le lasciate un attimino lì. Intanto visualizzate. Aspetta, le lasciate un attimino. Sì, è giusto, le lasciate un attimino lì. Sì, qua c'è il piano tutto storto. Non so com'è che vedete, perché io oggi non è che ho quella gran visuale. Al che poi le tirate fuori. Adesso, bello, vieni qua. Sei ingombrante, sei ingombrante, piccolo ingombrante. Allora, provo a rimettermi giù, ragazzi, per vedere se riesco a farvelo vedere meglio, perché lì adesso non mi bagno tutta la Bibbia. Se oggi. No, non si. Prova ad abbassare l'inquadratura, scusate, ma oggi è andata così. Oh, ecco, ce l'ho fatta, così è meglio, perfetto. Quindi, così, così, prendete la ghiande. E le posizionate. Adesso io ci ho messo il piattino, sì, è vero, non me l'ero dimenticato. Comunque l'ideale un piattino è per riguardo, ecco. E le lasciate così nel piattino. O anche semplicemente sulla. Ecco così, facciamo così, così si vede. Solo appoggio un attimino qua. Ok, e le lasciate lì fino a che non finiscono le candele, fino finisce la candela. Allora, la candela potete usarla così, potete usare un cerino più corta. Le candele anche più corte, cioè non è che sono per forza lunghe così, sono anche candele più corte normali. Potete usare queste qua piccoline. Ah, queste qua fatte da voi. Se le fate da voi, cosa fate? Fate un ciump nella cera. Aspettate che si raffredda, non troppo. Un giro nella cannella. Il ciumpa, come che si dice, le intingete nella cera. Aspettate che si raffa un giro nella. È una. Da frate Certosino, bello. No, sì, sono belle le ghiande, ma sono le mie. Se no, cosa, non le stai mangiando, le stai portando a spasso. Ecco. E
Poi vabbè, magari faccio un video anche su come fare le candele con le erbe, in modo che appunto, perché quando si fa le candele con le erbe, in base a come si trova, quando è pian piano cosa succede? Che giù si deposita le erbe tendono a depositarsi sul fondo. Quindi l'ideale per le candele, diciamo, fatte proprio bene, 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 un giro di cera e un giro di cannella. Un giro di cera e un giro di cannella, così o rosmarino, quello che vi serve, in questo caso giustamente la cannella. E, se no potete usare tranquillamente. È ovvio, come sempre, più ci lavoriamo e più stiamo mettendo energia, quindi di conseguenza più le cose sono trattate e manipolate da noi, ovviamente adesso non è che me la devo tenere tutto il giorno in tasca mentre vado a lavorare, non ha senso, però per il resto. Meglio, fai il cagnolino bravo, sei un cagnolino birichino, sai oggi, sì, birichino, bello. E bon, poi niente, stavo dicendo, fate consumare la candela, se la candela è accesa e l'incenso si spegne, ne aggiungete un altro, se usate o i grani o la cannella in polvere, continuate ad alimentare, ovviamente. Vediamo un po', sto giro forse ce l'ho fatta. Ah, ok, no, non ce l'ho fatta. E quando la candela, l'incenso sono finiti, si prendono i resti, li mettiamo vicino a casa, quindi o in giardino o in un vaso sul balcone. Ma c'è un'aiuola sotto casa, è nel tuo territorio, va bene, quindi vuol dire che nel tuo giardino o comunque in un pezzo c'è un'aiuola con del cemento, però è, non so, il tuo parcheggio, così va bene. E è la strada del comune dove c'è, che ne so, un albero, tipo un viale, non so che sono i viali con gli alberi, ogni. Posso metterla lì sotto i piedi quell'albero lì? Volendo si può fare, perché comunque si diceva l'albero è vicino a casa, sì, ma l'albero non è tuo, capito? Quindi meglio che sia sotto una pianta che voi accudite. Quindi se il vostro giardino, ovviamente ogni tanto, che ne so, taglierete l'erba, gli darete l'acqua, poterete le piante, eccetera. Se invece siete sul balcone, idem con patate, anche senza patate, vabbè, nel senso che non è che piantate patate sul balcone, però è la stessa cosa. Una pianta non vostra non è una pianta vostra, quindi è un nì. Lì poi valutate voi, io per me in quel caso lì, ma non ho un vaso sul balcone, ecco, prima di farlo vai a comprare un vaso, curati il vaso per un po' di tempo e poi procedi con le ghiande, raccoglietele subito, perché poi tra un po' le ghiande non è che durano tutto l'inverno, c'è ghiande da raccogliere. Allora, vediamo un po', ce l'ho fatta, sì, questo qua c'ho già scritto tutto quanto e non l'ho ancora postato nel blog, comunque appena lo posto sotto il video. Lo posto, lo. Evviva le ripetizioni, una volta scusa la ripetizione, qua ne ho fatte 4 di fila. Allora, beh, poi ovviamente vai, porta la ghianda sempre con te, quello è poco ma sicuro. Posso lasciarne una nel negozio? Certo, devi lasciarne una nel negozio. Quindi se tu hai casa, negozio o anche tante attività per dire, una, tanto dove sta il capo di solito per dire un negozio, parliamo adesso di una grande azienda, tieni nel cassetto della scrivania per dire, se hai un negozio, che ne so, qualunque, te lo tieni magari nella cassa, ottima, o a fianco alla cassa, lì è ottima, però una sempre proprio tenetevela in tasca, non so, noi donne siamo fortunate perché abbiamo reggiseno. Volendo, diciamo che uno potrebbe anche farsi, diciamo, un ciondolino da appendere al collo. Se lo fate, il buchetto e tutto quanto, fatelo prima, non dopo. Altre cose. I resti, l'ho detti, porta la ghianda con te. Ho detto miracolosamente tutto. Comunque sia, se non lo avessi fatto, come al solito, la mia salvezza al blog. Ok, ragazzi, ce l'ho fatta tornare. Adesso aggiorni, vi. Non aggiorni, allora, domani vado a prendere il primo mazzo di carte di tarocchi, dei tarocchi parlanti completo. Doppio wow, perché wow solo non basta. Ci abbiamo lavorato
Allora, ho iniziato che doveva essere ancora operata all'occhio. Io dico 3-4 mesi, ma mi sa che sono 5 o 6. Che doveva essere ancora operata all'occhio. E diciamo che pensavamo che era una passeggiata. Non lo è stata. Adesso non so se ogni scarafone è bella mamma so, però per me sono i tarocchi più belli del mondo. Sarà che l'ho fatti io, comunque sono, saranno, saranno, sono. Perché comunque veramente l'ha già stampati oggi, devo già essere là a ritirarli. Ma ho dovuto aspettare che arrivasse il tecnico a casa, quindi non ho potuto andare. Domani li andrò a prendere, finalmente avrò il mazzo in mano e potrò iniziare a usarlo. Fantastico. E vediamo un attimino, vediamo, adesso ve lo farò vedere anche a voi ogni tanto. Chi non l'avesse ancora visto lo trova come attivare il mazzo, come quello senza farsi venire il mal di testa. E il mazzo è quello lì, lì avevo solo gli arcani maggiori, ora finalmente siamo riusciti a disegnare anche tutti gli arcani minori e finalmente avrò il mio mazzo completo che non vedo l'ora, proprio non sto più nella pelle perché ve lo voglio presentare anche a voi. Quindi vi saluto e come avrò il mazzo in mano ve lo devo far vedere. Che adesso vediamo perché sono indecisa se farvelo vedere così o se riesco a fare una diretta così. Possiamo anche parlare di come è nato l'idea, tutto quanto, e la forza, perché comunque siamo riusciti a buttarci dentro non una, ma 22 forze, oltre quello che tendenzialmente ha già una carta dei tarocchi. Quindi sono fierissima e orgogliosissima, ok, che si loda, si imbroda, però io sono fiera e felice di averli fatti e spero di trasmettervi tanto così della mia gioia a tutti voi. E non vedo l'ora di averli in mano per farveli giustamente vedere. Vi saluto, tanti baci a tutti, da me e da Bello, che adesso era il mio piccolo cucciolo. Fai ciao con la manina, ciao, fai ciao, bau, ma fai così anche, guarda. Baci. Ciao a tutti, baci da Carlotta e da Bello, ciao. Ciao a tutti.